Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. L'appuntamento del 60 News del martedì, prima della sosta di Ferragosto, ci ritroviamo per questa nuova edizione per parlare di un argomento molto importante. Come vedete in sovraimpressione ci occuperemo di ambiente, ma soprattutto di salvaguardia del territorio, un ambiente devastato in queste ultime ore dai tantissimi incendi che stanno devastando tutta la Calabria, ma soprattutto la provincia, ma anche la Locride. Ieri sera c'è stato un incendio anche a Casignana che ha lambito le case, avremo poi tra poco anche il servizio. Ma c'è anche il problema della siccità in Calabria, le piogge che purtroppo mancano ormai da diversi mesi e il rischio è quello del dissesto idrogeologico poi con le prime piogge. Parleremo di questo con il collega Giuseppe Cavallo che è presente nei nostri studi, tante lauree che lui ha, c'è cioè proprio una sull'ambiente, per cui chi meglio di lui ci può un attimino spiegare cosa sta accadendo, quello che potrebbe accadere soprattutto in chiave futura poi con l'arrivo dell'autunno e l'inverno, visto che le nostre montagne in questo ultimo periodo, in queste ultime settimane sono andate veramente in fumo, come dicevamo, migliaia di ettari di bosco in pochissimi minuti. Grazie Giuseppe perché accetti sempre ben volentieri il mio invito, del resto noi diciamo ci conosciamo da tantissimi anni, operiamo spesso e volentieri anche insieme e soprattutto questa sera ci soffermeremo poi anche nella parte finale anche di quelli che saranno i prossimi grandi appuntamenti al Santuario Maria Santissima dello Scoglio, perché non dimentichiamoci che Giuseppe Cavallo è anche il coordinatore del Santuario. Buona serata Giuseppe. Un saluto a te e ai nostri telespettatori. Bene, allora entriamo nel vivo della puntata, nel frattempo che la nostra regia prepari anche il servizio, avremo anche il nostro portale con quelle che sono le ultimissime, purtroppo c'è un nuovo incidente sulla Ionio Tirreno, impatto tra un'auto e un camion, traffico in tilt, poi vedremo anche questa notizia anche perché ci sono degli aggiornamenti in tempo reale grazie alla nostra redazione che lavora stabilmente 24 ore al giorno. Giuseppe, io in chiave di presentazione parlavo di questa ondata anomala, io la considero così, di grande caldo e soprattutto quest'estate che si sta caratterizzando per i tanti incendi che stanno devastando il territorio, la provincia ma soprattutto la Locride, non è stata risparmiata neppure Caulonia dove Giuseppe vive tra l'altro, ma proprio ieri anche Casignana, ma tra l'altro nelle settimane scorse ci sono stati incendi di vaste proporzioni anche nella vallata del Torbido in tutta la provincia. Ecco, ambiente e salvaguardia del territorio, situazione difficile. Giuseppe, effettivamente qual è il tuo pensiero su quello che sta accadendo alle nostre montagne e quello che potrebbe accadere poi in chiave futura, perché poi con le piogge c'è veramente da aspettarsi qualcosa di peggio? Il problema è sempre organizzativo, lo ripetiamo spesse volte, riguarda tanti settori della nostra società,
In particolare quello della salvaguardia all'ambiente è un tema fondamentale, importante, strategico, riguarda la vita di tutti noi. Secondo me si deve partire non nel mese di giugno o di luglio per affrontare le problematiche o per organizzare i servizi di prevenzione per quanto attiene gli incendi e ovviamente anche quelli che sono i fenomeni di dissesto idrogeologico. I problemi sono tanti e tali che, a mio parere, bisognerebbe organizzare dei tavoli tecnici, coinvolgendo ovviamente anche le istituzioni a livello nazionale, poiché il problema riguarda un pochino tutti, a livello non solamente quindi Calabria, ma a livello Italia. Di conseguenza, organizzando attraverso dei processi di formazione e di riqualificazione del personale un servizio mirato, si può, secondo me, presidiare meglio il territorio e prevenire, frenare questa piaga terribile, che purtroppo viene considerata da tanti una sorta di azione mafiosa. La nuova mafia viene considerata questa degli incendi, poiché interi territori vengono soggiogati alle purtroppo azioni dolose dei soliti ignoti. Quindi, se sotto un certo profilo poco si può fare per la mancanza, come tu dicevi, di piogge, per la mancanza di risorse anche tante volte, sotto altri aspetti si può ben lavorare per organizzare il personale, perché l'Italia, non dimentichiamo che ha tantissime forestali e molte volte vengono evitati, diciamo, non messi in opera dei servizi essenziali, importanti, qual è quello della prevenzione antincendio, a favore magari di situazioni che poco hanno a che vedere con le esigenze della collettività. In poche parole, si fanno tanti convegni e poche azioni vengono organizzate, strutturate per meglio rispondere a questa terribile piaga. Giuseppe, mi permetto di interromperti un attimo, anche perché parleremo più approfonditamente dell'argomento, però intanto mancano anche i controlli, bisogna anche dire questo. Tu dicevi bene, in chiave proprio di presentazione qualche istante fa dell'argomento, quando si parla naturalmente di territorio, un territorio che sembra un attimino anche un po' abbandonato, perché effettivamente mancano anche quei controlli. Ecco, come bisognerebbe intervenire secondo te nello specifico? Ma l'altro giorno parlavamo con Sua Eccellenza il Vescovo della nostra diocesi, proprio al Santuario Nostra Signora dello Scoglio, sabato, in occasione della benedizione della preziosa statua di Sant'Emidio, Vescovo e Martire. Era presente pure il Sindaco di Cosenza, che è pure progettista, sì, del santuario, l'architetto Mario Chiuto. E ripeto, si discuteva su questa problematica così, voglio dire, importante, così vicina a tutti quanti. Il Vescovo ha, diciamo così, palesato una sua idea, che secondo me dovremmo fare nostra. Perché non affidare porzioni del territorio in custodia, in adozione, tra virgolette, magari agli operai forestali o a dei giovani imprenditori volenterosi? Noi sappiamo che le nostre risorse boschive sono veramente di notevole pregio. Perché non affidare porzioni del bosco, del territorio altrimenti soggetto a desertificazione inesorabile, a queste persone che magari lo curerebbero con amore, con dovizia, con attenzione? Perché è impensabile pensare a un presidio, a un controllo del territorio con le forze dell'ordine. Quanti uomini occorrerebbero per poter presidiare un territorio così vasto? Poi, parallelamente, ci dovrebbe, voglio dire, essere una legislazione che vada a punire, ma in maniera, voglio dire, severa, ma nel contempo devono essere punizioni esemplari, che dimostrino pure quanto sia importante prevenire ed evitare questi immani, diciamo, queste catastrofi, perché non sono disagi ma catastrofi vere e proprie. Io penserei a dei lavori forzati per quelli che appiccano gli incendi. Ma in che senso? Far custodire loro per un svariato numero di anni, a seconda della portata del reato che hanno commesso, delle porzioni di territorio. Quindi loro che si sono resi colpevoli di questo, definiamolo albericidio, di questo eccidio del territorio, diventano i custodi dello stesso, perché mandarli
in carcere e pagare loro pure, voglio dire, le spese carcerarie è un controsenso, una diciamo doppia beffa per il cittadino che ha subito un danno così immane per il proprio territorio. Invece se si mettono a lavorare queste persone, secondo me potrebbero pure, chi lo sa, rimanere sensibili a quelle che sono le esigenze del territorio stesso e ovviamente sapremmo di poter disporre di persone che ovviamente con una supervisione da parte delle forze dell'ordine potrebbero garantire un controllo e un presidio del territorio, altrimenti è lasciato a diciamo, uno stato di abbandono, perché noi non dobbiamo pensare solo agli incendi, noi dobbiamo pensare al dopo. Cosa succederà a settembre quando cadranno le prime piogge? Quello è il punto. E questi terreni sono rimasti privi di una sorta di presidio da parte della vegetazione, il cui ancoraggio delle radici per quanto attiene alle piante, nella fattispecie, consente appunto di frenare il fenomeno del dissesto. Cosa succederà? Noi avremo a che fare, voglio dire, con delle tragedie ancora più grandi, quindi frane, cataclismi, dissesti che potrebbero addirittura colpire anche le abitazioni, cioè, quindi l'uomo, gli esseri umani. A parte gli animali, pensiamo a quanti animali muoiono per mancanza di risorse, poiché si ritrovano in un deserto a dover far fronte a delle esigenze dal punto di vista macro e microclimatico tutte particolari. Quindi da lì poi nasce questo purtroppo pericolo che l'Unione Europea in un primo momento negli anni 80 aveva affrontato come tema, quello della desertificazione. Oggi sembra che questo problema non esista più, quindi le cose vengono affrontate in maniera secondo me non razionale, non programmatica, non armonica. Giuseppe, intanto ci si accorge del problema sempre nel pieno anche dell'estate. Io direi che bisognerebbe un attimino partire un po' prima per cercare di mettere a salvaguardia il nostro patrimonio che ci circonda, il patrimonio boschivo, le montagne, però effettivamente ci si ricorda veramente in grande ritardo, come anche per il problema della depurazione. Stiamo assistendo anche oggi, arrivavano segnalazioni del mare sporco nella Locride, purtroppo ce ne dispiace veramente tanto per i tanti bagnanti, per i tanti vacanzieri che si trovano in vacanza qui in Calabria. Effettivamente quello che sta accadendo non è sicuramente positivo per tutto il territorio. Ecco, anche qui, in questo argomento, Giuseppe, che noi vorremmo un attimino snodare, ci si accorge sempre quando siamo nell'imminenza della stagione estiva. Ecco, bisognerebbe un attimino partire un po' prima, cercare di mettere un attimino in sicurezza anche un po' quelli che sono i depuratori, cioè il problema che riguarda naturalmente il mare, soprattutto quello che accade proprio nel pieno dell'estate, come anche oggi lo testimoniano anche le tante fotografie postate su Facebook da tantissimi vacanzieri che sono in vacanza in Calabria. E il cane che si morde la coda, secondo me il problema parte dall'alto. Il governo molte volte lancia dei proclami, riduciamo le tasse e quant'altro. In realtà riducendo a monte si carica a valle, nel senso che poi i comuni si trovano a dover fronteggiare tantissime emergenze con l'esiguità di risorse di cui dispongono, perché ci sono i tagli che vengono operati da parte del governo centrale. Di conseguenza a farne le spese sono sempre i cittadini e purtroppo servono delle risorse per delle tematiche importanti, quale ad esempio quella della depurazione, ma queste risorse poi mancano e i problemi si affrontano all'ultimo momento. Appunto all'inizio io dicevo che bisogna analizzare e pianificare per tempo. Noi già a settembre, a parte che già ora alcuni territori necessitano di azioni di prevenzione. Qui veramente dovremmo lanciare un appello alle istituzioni affinché provvedano ad inviare personale per creare delle fasce proprio antincendio, in modo tale che alcuni paesi, soprattutto dell'entroterra, che sono veramente minacciati da questo gravissimo problema, da questa calamità, vengono salvaguardati. Quindi una cosa importante è quella di avviare delle iniziative, degli interventi a salvaguardia dei contesti che ancora non sono stati colpiti. Subito dopo, a settembre, noi ci troveremo sicuramente ad affrontare
ormai possiamo essere profetici, sapendo di cogliere veramente nel centrale, nel segno, noi avremo grandissimi problemi di dissesti, di frane e di quant'altro. Quindi bisogna subito dopo creare dei tavoli tecnici, andare sul territorio, effettuare delle ricognizioni, dei monitoraggi veramente mirati per individuare quelle che sono le strategie, gli interventi da adottare per tempo allo scopo di scongiurare quello che si sta verificando inesorabilmente anno per anno. E di chi anche le responsabilità, Giuseppe, alla fine, perché effettivamente qui c'è anche un po' di responsabilità, secondo me. Il problema serio è che in Italia sono tutti responsabili e nessuno è responsabile. Si cambia tutto per non cambiare niente, con la quale e senza la quale tutto rimane tale e quale. Quindi bisogna realmente cercare di creare delle figure capaci di agire sul territorio in maniera scevra da condizionamenti di sorta, quindi influenze e condizionamenti di tipo politico, di tipo mafioso, clientelare, ma persone che abbiano veramente a cuore il territorio. Noi oggi dobbiamo dirlo senza timore di smentita che solamente la Chiesa sul territorio compie delle azioni a salvaguardia e in risposta alle esigenze della gente, perché molte volte il governo è assente. E non si tratta di questioni politiche o partitiche, perché purtroppo da anni chiunque sia andato al governo ha sempre dimenticato quelle che sono le reali esigenze dei territori più marginali, come il nostro, come la nostra Locride. Bene, adesso andiamo direttamente sul nostro portale, così completiamo questa prima parte di 60 News di questo martedì pomeriggio torrido, ancora una volta con le temperature altissime. Dicevamo di questo nuovo incidente sulla Ionio Tirreno, impatto tra un'auto ed un camion, traffico in tilt, gravissimo incidente poco fa dunque sulla strada statale 682 Ionio Tirreno nei pressi di Mammola nel Regino, impatto fortissimo tra un'auto ed un camion, la vettura è andata completamente distrutta, ad ora non si conosce l'esatta dinamica, sul posto comunque ci sono i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, il traffico chiaramente è andato in tilt. Ritorniamo sulla nostra home per altri aggiornamenti per quanto riguarda il nostro sito, poi avremo anche il servizio che riguarda l'incendio di Casignana subito dopo il nostro portale. Vedete in bacheca stilo la piazza della discordia, qui c'è il servizio di Ugo Franco, poi a Caulon protesta in aula durante la seduta del Consiglio Comunale con la minoranza che abbandona la seduta consigliare, poi l'incendio, vedete criticità ovunque per quanto riguarda questa problematica che riguarda gli incendi per il territorio devastato ancora una volta in questi ultimi giorni. Poi dicevamo della piazza della discordia, dunque a Stilo, a Caulogna questa protesta in aula, e ancora le previsioni meteo che ci dicono che per 48 ore ancora ci sarà caldo estremo sia in Calabria che in Sicilia. Vediamo qualche altra news, qui c'è l'emergenza, sono le ferie, infatti Regione Calabria salta la seduta di domani del Consiglio regionale della Calabria, poi qui di spalla Angelo Laganà e la sua band questa sera si esibirà invece allo stabilimento balneare Malibu Beach di Marina di Gioiosa Ionica, un concerto tutto da vivere perché c'era tanta musica d'autore, folk, revival di musica italiana, internazionale e latino-americano con il maestro Angelo Laganà, l'appuntamento alle ore 22. Non vediamo altre notizie importanti, almeno per il momento, sul nostro portale, per cui noi ritorniamo tranquillamente in studio. Giuseppe, il grande caldo che prosegue, pare che dalle notizie ci siano ancora 48 ore di caldo torrido, un po' anomalo questo caldo che effettivamente sta creando tantissimi problemi, soprattutto ai bambini e agli anziani. Ecco, chiaramente diciamo una situazione difficile nel pieno dell'estate. Sì, il problema è serio, questo problema alimenta ancora di più le criticità di cui si parlava prima. Noi, per esempio lì al Santuario Nostra Signora dello Scoglio, d'intesa con il Vescovo, in risposta proprio agli incendi, ci siamo prefissi di piantare 1000 alberi di olivo tutto intorno, quindi la risposta
dei cittadini deve essere quella della operosità, della fattività. Bisogna agire per contrastare con l'esempio e con la testimonianza. Quindi il rispetto del bosco, il non gettare le carte a terra, fare attenzione, non disperdere rifiuti nell'ambiente. Tutto questo è molto molto importante, poiché attraverso la prevenzione si può scongiurare poi il disastro ambientale, che è ben più peggiore di quello che noi stiamo vedendo in questo momento, perché il surriscaldamento del pianeta porterà degli sconvolgimenti inimmaginabili. Parleremo tra poco di Madonna dello Scoglio nella seconda parte del nostro 60 News per conoscere meglio e anche da vicino quali saranno i prossimi grandi appuntamenti in questo periodo prettamente estivo e anche quelli di settembre, perché mi pare che si avvicini il raduno dei giovani. Sì. A settembre parleremo anche di questo, però volevamo chiudere l'argomento dedicato agli incendi e lo faremo tra pochissimo, prima però il servizio relativo a quello che è accaduto a Casignana in queste ultime ore. Un violento incendio ha tenuto col fiato sospeso ai cittadini di Casignana ieri. Ad evitare il peggio in diverse situazioni hanno provveduto i vigili del fuoco, che sono giunti prontamente con una squadra raggiunta poco più tardi da una seconda autobotte. Ma anche la protezione civile, con un mezzo più piccolo, a dimostrare ancora una volta il proprio spirito di servizio fino a rischiare la propria vita. Sul luogo del rogo anche i carabinieri, che sono giunti sul posto in pochi attimi e si sono prodigati a dare subito l'allarme e a descrivere la gravità della situazione partecipando anche alle operazioni di spegnimento. Il sindaco, che si trovava fuori paese, avvisato del fatto, ha subito fatto rientro per mettersi a disposizione assieme agli amministratori e dare una mano fattivamente nelle operazioni di spegnimento dell'incendio, così come pure molti volontari del paese. Alla fine, ha riferito ai nostri microfoni, ci si è ritrovati tutti insieme soddisfatti per aver evitato una tragedia. Ci sono stati momenti veramente di tensione e di terrore, direi. Sono state evacuate alcune abitazioni, otto famiglie, grazie all'intervento, al pronto intervento dei carabinieri, del maresciallo Giusto e della caserma di Carafa con tutti i suoi ragazzi e l'aggiunta della squadra volante di bianco. Sul posto si sono portati pure i carabinieri, che ringrazio immensamente per l'impegno e per la disponibilità. Coordinare tutti i lavori non è stato facile, perché in un attimo è stato preso d'assalto a serio il paese dalle fiamme. La collina Santa Mamma era tutta, da tutte le più parti interessata. Avevamo chiesto l'intervento dei Canadair, c'è stata una prima squadra di vigili del fuoco che sono intervenuti subito dopo, una seconda squadra e una squadra della protezione civile in dotazione di Calabria Verde. È stato un coordinamento eccellente per fare in modo che non ci fossero vittime. Infatti i carabinieri hanno levato una persona da dentro accerchiata dal fuoco, sono stati i carabinieri di Carafa, guidati dal maresciallo Zucco, che hanno risolto una criticità che poteva veramente volgere verso il peggio. Quindi io posso che ringraziare tutti, ci siamo stati noi, gli amministratori, tutti coinvolti effettivamente, eravamo là a sostenere i vigili del fuoco con ogni mezzo e con le mani, con le nostre mani, a lavorare con tutta l'amministrazione, tutti i volontari del paese che hanno scongiurato veramente il peggio. Sono andati via circa 8 ettari di bosco, di terreni, sono state distrutte alcune strutture dentro dei poderi, con dei mezzi agricoli, con tutto quello che serve per la coltivazione dei campi, e quindi sono stati dei danni ingenti, ma noi veramente si ringrazia Dio, perché si ringrazia l'Arma dei Carabinieri in primis, Vigili del Fuoco, che hanno lavorato dalle 11:30 fino alle 6 di sera per risolvere questa criticità che minacciava veramente di finire in tragedia. Giuseppe, situazione veramente difficile quella di Casignana. Il sindaco parlava di 8 ettari dunque di terreni andati in fumo, veramente tantissime. Poi dobbiamo dire che le fiamme stavano lambendo anche le case. Devo dire che qua veramente non c'è proprio scrupolo. Ma mi è piaciuto il sindaco che ha detto ringraziamo Dio, nel senso che qui dimentichiamo Dio nella nostra vita. L'uomo dimentica Dio e tutti questi, voglio dire,
disastri che vengono perpetrati ai danni dell'ambiente sono il comportamento egoistico proprio dell'uomo, sono frutto di questo atteggiamento menefreghistico nei riguardi della natura che ci circonda. Poi un'altra cosa importante, si parlava di carabinieri e vigili del fuoco, adesso i vigili del fuoco che sono veramente professionali qui in Italia non agiscono se appunto gli incendi non arrivano a minacciare le case, a minacciare voglio dire la vita umana. Le risorse sono esigue, le unità disponibili pure, quindi i carabinieri si trovano nelle condizioni di dover diciamo, svolgere oltre al loro servizio di prevenzione e repressione del crimine anche quello di prevenzione e repressione degli incendi e di quant'altro. Quindi quello che dicevamo all'inizio, bisogna che si sveglino i nostri politici, anziché andare in vacanza come leggevo lì sul sito, dovrebbero essere invece in prima linea a livello regionale, a livello nazionale, a tutti i livelli, per cercare di trovare, individuare delle soluzioni. Poi bisogna, come succede negli Stati Uniti, se è il caso, pensare all'istituzione di una guardia nazionale, oltre alle unità di protezione civile. Secondo me serve che si vada a creare una guardia nazionale con volontari che, voglio dire, sarebbero in tanti disponibili ad assumere questo ruolo nelle proprie comunità, per agire al momento del bisogno. Certo. Quindi questo è un discorso che va sicuramente affrontato, strutturato, organizzato, altrimenti ci ritroveremo sempre a parlare delle stesse cose. Speriamo, Giuseppe, che tutto questo finisca al più presto, però ci vorrebbero le piogge affinché naturalmente tutto questo si potesse un attimino scongiurare in chiave futura, perché l'estate è già torrida in sé per sé, poi bisogna dire che effettivamente è facile che adesso venga fuori l'incendio, basta anche un mozzicone di sigaretta. Anche qui ci sarebbe da dire, perché in inverno le precipitazioni sono aumentate notevolmente, quindi se venisse razionalizzata, anziché dispersa, recuperata l'acqua delle piogge, razionalmente, diciamo così, conservata, potrebbe essere utilizzata per l'irrigazione, ai fini, voglio dire, pure della distribuzione idrica all'interno dei tessuti urbani, ma anche e soprattutto per, appunto, essere utilizzata nel momento in cui, soprattutto in ambiti marginali del nostro territorio, sorge questa necessità di spegnere l'incendio. Bene, adesso parliamo un attimino anche di altro per quanto riguarda la nostra seconda parte, Santuario Madonna dello Scoglio. Allora, tanti appuntamenti, Giuseppe, la presenza del Vescovo già in passato, quella anche nei prossimi appuntamenti che ci saranno, il Vescovo della Diocesi, Monsignor Francesco Oliva, e poi dicevamo già prima anche questo grande raduno attesissimo dei giovani. Ma io volevo un attimino anche sapere e conoscere a che punto sono i lavori anche della nuova chiesa, perché si sta lavorando, e soprattutto a che punto sono questi lavori importantissimi. Il santuario è stato completato, come tu ben sai, a un anno e tre mesi dalla sua elevazione, con tempi giapponesi. Queste cose si vedono solo in Giappone, nel senso che le opere vengono completate nel volgere di brevissimo tempo. Qui a Santa Domenica di Placanica, grazie all'impegno e sacrificio quotidiano di Fratel Cosimo e alle offerte generose dei fedeli, perché non è stato impiegato nemmeno un centesimo di contributo pubblico, che non è stato mai richiesto né ottenuto, voglio dire, né concesso. Quindi tutto con i sacrifici di Fratel Cosimo e dei pellegrini che provengono da ogni parte del mondo. Quindi santuario completato. Ovviamente, certo, ci sono tante opere che si devono ancora realizzare, attuare. Parlavamo dell'impianto delle 1000 più piante di ulivo, di altre, voglio dire, situazioni che riguardano la sistemazione del verde, perché Fratel Cosimo è un grande, voglio dire, ha un grande amore verso l'ambiente e la natura, così come il nostro vescovo. Lì l'attività liturgica prosegue in maniera incessante, ogni mercoledì, sabato e domenica nel pomeriggio, dalle ore 16 si svolgono gli incontri di preghiera con i sacerdoti e Fratel Cosimo.
alle 16 Fratel Cosimo in particolare incontra 100 persone ogni mercoledì e 100 ogni il sabato, singolarmente, personalmente, persone che si prenotano telefonicamente, e questo avviene ogni settimana, mese e anno, quindi lui incontra personalmente, privatamente all'anno. Adesso si può dire circa... che c'è gente anche che si trova in vacanza, che naturalmente... Ma non vengono da... anzi vengono spesse volte più... in altri periodi che non adesso, lì per parlare con lui, deve pensare che vengono comitive dalla Martinica, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Austria, dalla Svezia, dalla Norvegia, da tutte le parti del mondo, ma non sono oriundi calabresi oppure oriundi italiani, sono persone proprio che hanno sentito parlare di Fratel Cosimo, hanno sentito parlare di questa esperienza della spiritualità dello scoglio e vengono lì al santuario Nostra Signora dello Scoglio proprio per riconciliarsi con il Signore. Soprattutto si confessano appena arrivano, sono migliaia le persone che si confessano lì, tant'è che i sacerdoti non bastano mai, e poi vivono questa esperienza spirituale per, come dire, incontrare Gesù, per fare questa esperienza di Dio nella loro vita e anche per pregare assieme a tante altre persone che vivono in comunione con loro questa spiritualità mariana. E quindi, dicevo, questi incontri di preghiera il mercoledì e sabato e la domenica sempre. Poi si svolgono degli incontri particolari. Il prossimo incontro particolare è previsto per sabato 9 settembre, il meeting nazionale giovanile. Io invito tutti i giovani a venire a vivere questa esperienza straordinaria. Già nelle scorse edizioni c'è stata una bella partecipazione. Sì, migliaia di persone sempre, come al solito sarà il vescovo della nostra diocesi a presiedere questa sacra funzione, questo incontro particolare, così come fa in tutti i momenti speciali, in tutti gli incontri particolari, e ogni primo sabato del mese. Ultimamente è stato al santuario Monsignor Oliva proprio a presiedere questo momento storico, questo evento concernente la benedizione della statua di Sant'Emidio. Di Sant'Emidio, grazie voglio dire a Monsignor Giovanni d'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, dove è custodito il corpo del santo, abbiamo anche le reliquie di primo grado, sono parte del corpo di Sant'Emidio, le ossa, sì, nella fattispecie. Il desiderio di Fratel Cosimo, che è devotissimo, ama tantissimo Sant'Emidio, l'ha fatto conoscere a molti di noi. Ricordiamo che Sant'Emidio è protettore contro i terremoti, contro i cataclismi, contro le guerre. E questo grande desiderio appunto è stato, voglio dire, ripagato dalla risposta del vescovo di Ascoli Piceno, che ha donato al santuario Nostra Signora dello Scoglio queste reliquie di primo grado, ed è stato ripagato dalla presenza di Monsignor Oliva, che non è voluto mancare a questa cerimonia, ha benedetto lui stesso la statua bellissima di Sant'Emidio, che è stata appositamente commissionata e realizzata ad Ortisei. Che è stata collocata dove? Nella chiesa? Sì, all'interno del santuario, in una cappella, appositamente creata per lui, per il nostro amato. Aperta a tutti i fedeli, che naturalmente. Certo, tutti possono vederla, ammirare questa statua bellissima all'interno del santuario. Giuseppe, i grandi appuntamenti dunque prossimi li hai in qualche modo già annunciati, certamente questo dei giovani è sicuramente uno degli appuntamenti più importantissimi di quest'estate 2017. C'è pure un altro aspetto che ti volevo dire, sì, se mi consenti. Praticamente il giorno della benedizione della statua è successo un fatto straordinario. C'era un sole il 5 agosto, sì, sabato 5 agosto, sì, c'era un caldo impressionante. Fratello Cosimo ha pregato al mattino e ha chiesto proprio a Sant'Emidio che facesse venire una nube a coprire il sole, perché veramente non si poteva veramente fare, certo, svolgere questa giornata. Stranamente, io lo attribuisco proprio per me è un miracolo, è opera proprio di Sant'Emidio, così come è stato riconosciuto da Fratel Cosimo e da tanti sacerdoti e pellegrini presenti. Proprio nel momento in cui eravamo all'esterno, una cosa che ci ha fatto rimanere di stucco, una nube improvvisamente ha coperto il sole, tant'è che sul sito di Telemia ho visto che c'era la foto che è stata, sì, fatta, che è un qualcosa di impressionante veramente. Quindi, per cui si è accentuato la devozione, perché non è che ricerchiamo. È diminuito anche il caldo, perché alla fine il caldo improvvisamente è arrivata tipo una frescura. Quando siamo stati all'esterno
La cerimonia si è potuta svolgere consentendo maniera... perché c'erano parecchie persone, addirittura è arrivata una comitiva in bus da Pordenone, quindi gente da tutta Italia con i bus che era venuta appositamente a vivere questa giornata intensa di preghiera sabato 5 agosto. Per cui nel pieno dell'estate, Giuseppe, dobbiamo dire che le attività si svolgono regolarmente, 3 appuntamenti il mercoledì, il sabato e soprattutto la domenica pomeriggio. E anche al mattino la messa viene celebrata alle 11, quindi domenica al mattino c'è la messa alle 11 e poi l'incontro di preghiera sempre nel pomeriggio dalle ore 16. Bene, per quanto riguarda sempre l'argomento Maria Santissima dello Scoglio, ecco, i migliaia di visitatori che decidono soprattutto anche di rimanerci durante i weekend, adesso questi prettamente estivi, come si organizzano, Giuseppe? Perché so che c'era stato qualche problema anche di collocazione per queste persone che magari vorrebbero anche rimanere lì sul posto. Ma sul posto purtroppo non si può, la casa del pellegrino ancora in fase di realizzazione, ecco, quindi dal momento in cui saranno ultimati i lavori, penso che sia veramente positivo per chi vorrebbe. Comunque voglio dire, tutti gli hotel della zona, i bed breakfast, soprattutto i B&B riescono, voglio dire, tutti a contenere. Ovviamente se ci fosse una maggiore organizzazione dal punto di vista istituzionale, quindi migliori collegamenti, perché la gente appunto si organizza col bus, molte volte arriva dalla Svizzera, dall'Austria con il bus, se ci fossero treni, se ci fossero aerei, un maggior numero di voli su Lamezia e anche sul Reggio. Io penso che in futuro si arriverà, non so se la nostra generazione potrà vedere ciò, però le future generazioni, grazie al Santuario Nostra Signora dello Scoglio, trarranno tanto beneficio. Secondo me un eliporto o un aeroporto addirittura verrà realizzato pure dalle nostre parti, perché tanta è tale l'affluenza di pellegrini, devi pensare che si contano 1 milione di pellegrini all'anno lì al santuario che affluiscono, che effettivamente... le istituzioni, ma parlo soprattutto delle istituzioni a livello regionale e nazionale, perché i comuni ovviamente fanno quello che possono. Certo. Giuseppe, tu hai un compito importante, l'ho detto già in chiave di presentazione, sei il coordinatore di questo santuario ormai conosciutissimo in tutto il mondo. Quanto è difficile coordinare soprattutto i raduni? So che veramente c'è un super lavoro che spesso e volentieri ti aspetta quando si avvicinano questi raduni che fanno arrivare al santuario migliaia di persone. Dobbiamo dire che coordinare non è impresa facile. Ma diciamo che lì il volontariato è fatto di persone che provengono da vari contesti, da varie città, anche da fuori regione, e che come me e tutti gli altri svolgono la loro opera completamente gratis. Quindi non ci sono né rimborsi spese, nient'altro. Anzi, siamo noi che ci autotassiamo per poter, voglio dire, fronteggiare quelle che sono, e ci autofinanziamo, quelle che sono le emergenze. Quindi... ovviamente servirebbero altri volontari, persone per bene, persone veramente devote della Madonna, e noi stiamo aprendo affinché anche altre persone si avvicinino a questa esperienza, in modo tale che si possa sempre più poter razionalizzare anche gli impegni e gli impieghi di personale, poiché come tu giustamente hai detto ci sono raduni in cui ci troviamo a dover fronteggiare la presenza di 50-60 mila persone, però ormai l'esperienza è notevole, perché è da circa, voglio dire, 30 anni che mi occupo di coordinamento lì delle attività di volontariato al santuario, da 40 e passa che frequento quel santo luogo, quindi bene o male ormai conosciamo, e voglio dire, essendo pure in mezzo a noi ci sono esponenti delle forze armate, delle forze dell'ordine, quindi ci sono persone che hanno una certa esperienza, e quindi riusciamo con amore e con devozione verso la Vergine Santissima a rispondere ovviamente come possiamo a quelle che sono le esigenze delle persone, dei pellegrini che arrivano lì. È ovvio che molti problemi, tante volte si creano degli attriti, ma non dovuti ai pellegrini o ai volontari, proprio perché ci sono dei disagi che nascono a monte, ecco. Chi arriva da Milano qua deve fare un'avventura per, voglio dire, per poter raggiungere al santuario.
In altri contesti noi dobbiamo pensare che, vedi, dove ci sono luoghi addirittura non riconosciuti, come lo Stato si è impegnato per creare servizi e infrastrutture. Qui da noi lo Stato è un po', voglio dire, assente, bisogna purtroppo ammetterlo, perché si parla tanto ma si fa poco. Si fa veramente poco. Giuseppe, questa intervista anticipa un'intervista importante di sabato, mi pare che c'è la RAI che dovrà intervistare sull'argomento proprio che avevamo trattato nella prima parte. Sì, sabato. Vuoi anticipare qualche... Su TG1 andrà in onda questa intervista che mi faranno domani, Rai 1, appunto, per parlare, appunto, scusate la cacofonia, di questa problematica, no, degli incendi, questa problematica legata all'ambiente. All'ambiente. Bene, la parte finale, arti marziali, perché Giuseppe Cavallo non ha bisogno poi di grandi presentazioni, lo conosciamo tutti, si interessa di arti marziali. Adesso le attività sono sospese per questo periodo prettamente estivo, riprenderanno a settembre. Giuseppe, le grandi novità? Li anticipiamo? Sì, noi già ci siamo veramente allenati sia a luglio sia ad agosto, ci sono stati degli stage che hanno coinvolto anche dei nostri amici. Sono stati stage estivi? Di arti marziali, sì, stage estivi, stage perché noi invitiamo a volte colleghi, maestri, ad esempio è venuto il maestro Renzo Mazzaferro dell'Aikido, facciamo stage di altre discipline. Però dal 23 al 25 agosto Kaulogna ospiterà un evento senza precedenti, è uno scambio culturale italo-giapponese, ci saranno gli esponenti dell'associazione italo-giapponese e con loro affronteremo appunto quelli che sono gli aspetti intrinseci della cultura nipponica, ci saranno dimostrazioni di arti marziali, stage, ci sarà il momento tanto atteso da parte dei nostri atleti dell'avanzamento di grado, quindi esami, cambio di cintura, e questo ripeto dal 23 al 25 agosto. Il 24 agosto in particolare a Cavulogna, molto probabilmente in Piazza Seggio, nel centro storico, ci sarà un'esibizione della nostra squadra campione del mondo, perché come tu sai abbiamo vinto la Coppa del Mondo 2017 di arti marziali e kickboxing nella Repubblica di San Marino. Per cui poi a settembre si inizierà nel vivo, certo, un po' di quelle che saranno poi le attività prettamente autunnali, invernali, no? Sì, da settembre inizieremo con i corsi a Cavulogna. Si stanno avvicinando, Giuseppe, più persone, sì, adesso, soprattutto sono tanti, i giovani. Sono bambini, ragazzi, donne, ma anche persone più adulte, perché amo sempre ripetere che le arti marziali si possono iniziare dall'età di 3 anni e non si concludono mai, da 3 a 99 anni, dico sempre. Quindi chiunque si può avvicinare a queste discipline, noi appunto studiamo anche la difesa personale, l'antiterrorismo, essendo io diciamo un po' esperto in questo campo, e poi naturalmente il karate. Cavulogna è una delle associazioni affiliate alla federazione ufficiale del CONI, quindi i nostri ragazzi possono pure aspirare, ben aspirare, possono ben ambire a vestire la maglia azzurra, e chi lo sa che non vediamo uno di questi ragazzi o che non vedremo uno di questi ragazzi alle Olimpiadi. Ci auguriamo di vero cuore. Giuseppe, prima dei saluti finali, ritorniamo solo all'argomento iniziale, un consiglio, qualche suggerimento a chi magari purtroppo, perché poi c'è la mano dell'uomo, è inutile nasconderlo, in questi ultimi giorni, ultime settimane, purtroppo sta creando un po' questo disagio che viene percepito anche un po' da tutti noi, questo che riguarda chiaramente gli incendi boschivi, effettivamente l'essere umano che purtroppo non ci pensa due volte a piccare il fuoco e soprattutto a devastare le nostre bellissime montagne, il nostro patrimonio boschivo che ci circonda. Da bravissimo giornalista qual tu sei, io ti stimo molto, tu lo sai, secondo me sei uno dei migliori giornalisti che abbiamo in Calabria. Fai le cose con amore e con passione, hai posto una domanda molto intelligente ed è una cosa che c'era sfuggita e che dobbiamo dire. Quando si nota un incendio bisogna immediatamente contattare Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, perché molte volte si pensa ma sicuramente avrà chiamato qualcun altro, oppure si sottovaluta la cosa, si pensa di poter agire da sé, soprattutto nelle campagne. Io invito i nostri telespettatori a denunciare immediatamente, a telefonare, a
avvisare quando si nota un incendio, a non far da sé, perché si rischia molto, si rischia grosso. Quindi questo è l'aspetto più importante, non rimanere inerti e inermi, ma telefonare, contattare chi di dovere per bloccare sul nascere il focolaio, altrimenti poi abbiamo visto il servizio di Casignana e abbiamo purtroppo tanti trascorsi in questo campo, in questo settore, tanti fatti che si sono purtroppo succeduti nel tempo, paesi che hanno rischiato di essere distrutti completamente dal fuoco proprio perché si è sottovalutato all'inizio l'incendio. Bene, Giuseppe, noi avremo modo di rivederci più in avanti, adesso ci sarà questa sosta del Ferragosto, poi sicuramente ci saranno tantissimi argomenti ancora da trattare. Grazie per questo tuo intervento in questa puntata del 60 News, proprio nel pieno dell'estate, ormai quest'estate rovente che abbiamo avuto modo già in precedenza di ribadire, continua perché ancora ci sono 78 ore di caldo, afosissimo, speriamo poi che ci sia finalmente un po' di refrigerio, ce lo auguriamo di vero cuore perché sta diventando veramente difficile adesso la situazione. Noi vi rinviamo a quelle che sono le nostre nuove puntate del 60 News, quella anche di domani e soprattutto tra pochissimo ci sarà anche la nostra edizione serale del nostro TG News con tutte le notizie aggiornate del giorno. Grazie per averci seguiti per quanto riguarda il 60 News dedicato ad ambiente e salvaguardia del territorio. Buon proseguimento con Telemia. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.